Nel Vangelo di oggi Gesù si dispiace perché l'uomo è capace di tante cose. È dotato di intelligenza, sa distinguere quando piove, quando fa caldo, sa distinguere tante altre cose, ma non sa distinguere i segni della presenza di Dio, i segni della presenza dello Spirito del Signore. E allora forse ne conviene che l'uomo rimane solo carnale e non diventa ciò che realmente è, essere spirituale. Ascoltiamo cosa dice il Vangelo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva alle folle: quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco, dite farà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui per evitare che ti trascini davanti al giudice, e il giudice ti consegna all'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Il Vangelo ci dice che conosciamo bene ciò che è utile alla nostra vita umana e non conosciamo invece ciò che è utile alla nostra vita spirituale. E ciò che è utile alla nostra vita spirituale è Cristo. Ecco anche l'immagine dell'avversario e la necessità di mettersi d'accordo. Tra uomini deve regnare l'amore. Tra uomini deve regnare la pace, tra uomini deve regnare il bene, la giustizia, e la fonte di tutto questo è solo Cristo.